sono professore di informatica dell'Università di Cagliari e mi considero fortunata, come penso tutti quelli della mia generazione, per aver vissuto la trasformazione informatica che ci ha portato dal dato che era al centro delle osservazioni del passato, all'informazione catalogata nei computer, alla conoscenza derivante dal collegamento di tutte queste informazioni, così come è possibile in rete. Ci stiamo interrogando sulla diffusione della conoscenza, ci stiamo interrogando sui servizi, sul digital divide, sulle infrastrutture. C'è però un punto, a meno della trasparenza che è stata proiettata poco fa, su cui forse dovremmo interrogarci, che è quello della condivisione della conoscenza nei settori che sono tecnologicamente avanzati e che sono produttori a loro volta di conoscenza. E di questo in realtà si parla poco. Perché? Perché si pensa che un settore tecnologicamente avanzato in realtà sia in grado di provvedere da solo. Chi se ne importa? Noi pensiamo ai diritti di autore, a questo, a quell'altro, per dei fruttori passivi. Se certo è un'università ma si arrangi lei a scambiare la conoscenza, non è una cosa che ci riguarda. Mi ha fatto piacere vedere che a Torino si parlerà di scienza e che quindi qualcun altro forse la pensa come me. E citerò come esempio del fatto che Internet non deve essere pensata solo come YouTube e solo come posto di scaricamento di dischi, libri e quant'altro, ma deve essere pensata come strumento produttivo per la diffusione della conoscenza. Prendiamo due settori esempio. Per esempio il settore delle biotecnologie, il settore che studia il DNA. Ecco, e gli scienziati adesso eseguono gli esperimenti utilizzando macchine che producono un'informazione digitale, ne producono una miniera, tant'è che si parla di data mining proprio per l'esplorazione di questi dati. E non può farcela un solo scienziato, deve cooperare con una miriade di specialisti che sono distribuiti nel mondo. Quindi servono degli ambienti cooperativi per questo nuovo modo di lavorare che viene chiamato e-science, perché è la E davanti alla parola scienza, sta a significare che il computer e la rete soprattutto sono componenti essenziali e indispensabili di un esperimento scientifico cooperativo di questo tipo, e per cui occorre studiare ed elaborare dei nuovi scenari. Perché? Perché non bastano i PDF, la trasmissione di file, la posta elettronica e quant'altro. Faccio un altro esempio brevissimo, per esempio quello della produzione industriale. Faccio un esempio della progettazione e ingegneria, per non fare sempre soltanto esempi di ricerca. Beh, adesso tutti vediamo i sistemi CAD, ci si manda il file in quel formato e in quell'altro, ma oggi un progetto di ingegneria, così come lo vedono i grandi architetti, come lo vede Gehry, non è un disegnetto, è un oggetto digitale costituito da tanti oggetti, ognuno dei quali, per esempio la porta, si porta dietro, scusate il bisticcio di parole, anche le informazioni sul costo, anche le informazioni tecnologiche e così via. Stiamo parlando di scienza futuribile? No, stiamo parlando di quello che viene chiamato Building Information Model. Sì, vabbè, ma c'è l'ingegnere che fa il suo disegno. Beh, però c'è anche una legge che è uscita qualche mese fa che impone la validazione di un edificio pubblico, cioè il considerare se un progetto, così come è stato fatto, è realizzabile in tutte quante le sue parti. Questo è soltanto un esempio, anche in questo caso questa attività deve essere realizzata in modo cooperativo e la rete ha in questo un ruolo, direi, fondamentale. Forse io la vedo un po' da un punto di vista particolare, da un punto di vista accademico, quindi la vedo forse, passatemi la presunzione, anche un attimo prima degli altri, ma guardate che questo è un attimo fuggente, che è reso tale dalla tecnologia, che è già realtà oggi, quindi è bene sottoporre all'attenzione anche di questi organismi, perché un digital divide in questo tipo di comunità scientifiche o industriali o produttive rischia di essere altrettanto grave quanto il digital divide di cui oggi si parla
abbastanza. Credo di essere stata nei tempi, scusate per la velocità e grazie. Grazie.